Ciao a tutti amici, benvenuti su Enzo Fairon 4 Come Mod on the World Blues. E oggi ho una richiesta da voi. Perché? Perché ho in mente di portare una nuova serie. Ma il punto qual è? Il punto è che ci sono, tramite anche una submod, tre enclave. Mi spiego. L'enclave della mod On the World Blues è MacArthur, che è una frazione dell'enclave di Chicago. Chicago si trova qui, in questa zona qui, che ovviamente ora non c'è, che si è stabilita nel Montana. Il nostro obiettivo è stabilirci qui, rifornire Chicago per poi andare avanti con la nostra missione. E questo è MacArthur in grandissime linee. Poi ci sta Eureka, che sono dei mercenari che vanno in giro per la West Coast per fornire supporto in cambio di denaro, in questo caso i tappi. Ma se quando scoppia la guerra nel Navarro Territories, Eureka partecipa con la Free Folk, la gente libera di Navarro, e va sotto il controllo di Eureka, io posso far spawnare un enclave. Un altro enclave è questo. Un enclave che si trova nel Sega Army Depot, vicinissimo a New Reno, in cui il suo obiettivo è quello di tornare, vendicarsi della New California Republic per quello che è successo a Navarro, per poi o stabilirsi così o continuare la sua conquista e formare gli Stati Uniti d'America. This is a message from the United States Emergency Broadcast System. In questo caso vi faccio vedere un attimo questo enclave qui. The cities affected are Washington DC, New York, Los Angeles, San Diego, Seattle, Houston, Boston, Las Vegas, Denver, Pittsburgh, Atlanta, San Antonio. Vi faccio vedere un attimo questa enclave, perché nel corso del tempo questa submod è cambiata parecchio. Adesso ci sta prima questo piccolo focus 3. Quando poi viene scelto, vengono fatte le vostre scelte, voi potete andare su due percorsi: in Purist Faction, che è quello in cui viene usato il Fev per potenziare le nostre truppe, per avvelenare le acque del nostro nemico, per poter poi usufruire di determinati bonus importantissimi per vincere in maniera un po' più non facile, che non è facile, ma in maniera un po' più facilitata punto di vista della guerra, perché noi avremo poche truppe ma di qualità contro la New California Republic, che ha quantità enorme. Oppure andare per i Reformer, che è praticamente andare verso la formazione dello Stato del Nevada, oppure verso la formazione degli Stati Uniti d'America come Stati Uniti d'America, non come enclave, perché è un grave pazzo, ecco, estremista. I puristi, infatti, voglio dire, sono quelli che hanno più voglia di scombussolare il mondo. Ma il punto qua è, se il FEV non viene preso da noi, verrà preso dalla regione di Cesare. E sinceramente, tra la regione di Cesare e me, sceglierei me, perché, voglio dire, almeno io lo tengo da parte, io proprio, e non lo uso, perché puoi anche non utilizzarlo, lui non sei costretto a farlo. La regione di Cesare invece lo potrebbe utilizzare benissimo. Come ci arriva? Non lo so, non me lo chiedete, l'ho scoperto. Intanto invece vi faccio vedere MacArthur. Perché? Perché MacArthur, il suo focus è molto interessante. Tu puoi scegliere tra, alla fine, Enel Santiago, oppure puoi scegliere tra svariati, come potete ben vedere, altri due capi
Ecco, quindi può diventare in montana enclave, può diventare in montana, cioè proprio in uno stato libero. Insomma, ci sono un sacco di possibilità con McCantur. E quindi anche qui si inizia in una zona interessante, difficilotta, il territorio non è che aiuta. Ogni tot tempo devi donare risorse a Chicago, vedete? Shipments to Chicago, tu devi vendere, cioè tu devi dare a Chicago, perché poi c'è scritto che McArthur non è altro che una frazione del potere dell'enclave di Chicago. E quindi, insomma, rottura di coglioni. Andiamo da Eureka, vediamo se questo è quello giusto. Perfetto. Ad Eureka la situazione è già un po' più ambigua. Perché? Perché tu dovresti fare, ovviamente la Granite Company lo devi fare, poi devi fare Expert Salvagers, portare in clave, devi portare anche dove si trova, dove si trova. Vabbè, ci sono determinati focus che fanno alzare in sospetto all'RNC e ti fa diventare un enclave. Io non mi ricordo quali sono precisi, precisi, precisi. Vediamo se riesco a trovare. Allora, da questa parte sicuro no. Ah, ecco, Enclave Manufacturing Technics. E poi cioè, dovrebbe essere un altro che però mi sfugge. Mi sfugge, vabbè, mi sfugge. Ragazzi, quindi questo è quanto. Scegliete tra queste tre nazioni, fazioni, come ne vogliamo chiamare questi tre territori. Ovviamente se scegliete McArthur o Eureka, la Submodern Enclave ovviamente non ci sarà. Se invece volete Serarmi Depot, l'enclave del Serarmi Depot, io utilizzerò la Submodern. Vabbè, fatemi sapere. Ah, non esiste qua, non mi ricordo come si chiama questo. Va bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, quale nazione scegliere, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.